Continua il duello a distanza tra Goodfellas, Catanzaro e Tiriolo in testa alla classifica del girone D di terza categoria, quello della delegazione di Catanzaro. Vincono entrambe le compagine prime in classifica, la Goodfellas si sparazza abbastanza facilmente in trasferta del San Pietro Apostolo, 3-0 il risultato finale, mentre il Tiriolo vince con lo stesso punteggio, però questa volta in casa contro il Cortale. Due squadre, San Pietro Apostolo e Cortale, che potevano essere ambiziose nel inserirsi nelle zone alte della classifica. Così non è stato. Le prime due della classe hanno fatto valere la loro forza e si sono mantenute con un punto di distacco a favore della Goodfellas, 30 contro 29. Un'altra coppia segue nella terza e quarta posizione. Sono il Girifalco, che sta continuando ad ottenere buoni risultati. Questa volta va a vincere a Fronti contro l'Excalibur, 3-0 il risultato finale, e anche qui bisogna segnalare le reti di Cristoforo, Marinaro e Ferraina, che al 57esimo hanno chiuso già in pratica la pratica della gara in trasferta. Per quanto riguarda il Maida, invece, è stato un risultato striminzito, 1-0 contro il Serra Stretta, e ottenuto addirittura nei 6 minuti di recupero al 96esimo con Babbari, anche qui un giocatore straniero che riesce a far vincere il Maida e farlo mantenere in quarta posizione a due punti di distacco dal Girifalco. Non va invece al di là del 2-2 casalingo lo Staletti contro l'Atletico Ferroleto, Staletti che perde quindi l'occasione di poter rimanere sulla scia di Girifalco e Maida. Ci sono stati le doppiette di Vatrella per lo Staletti e di Rametta per il Ferroleto, che alla fine è tutto nel primo tempo, proprio al 27esimo del primo tempo finiva in pratica questa partita sul 2-2, perché poi per il resto dell'incontro non ci sono state altre reti. Ultima annotazione che dobbiamo darvi è la vittoria per 6-2 del Grifone Catanzaro, ultima in classifica, contro la penultima, la Kennedy Derby Catanzarese, in questo caso con la vittoria per 6-2 del Grifone, che non lascia l'ultima posizione in classifica ovviamente, perché sono rimasti 5 punti di distacco, però si avvicina e ottiene quello che, come si dice nei derby, la vittoria non ha mai abbastanza il sapore della cosiddetta tra virgolette vendetta, e quindi continua questa lotta al vertice, anche se ricordiamo che qui in coda non c'è da parlare di nessuna zona di retrocessione.